E dopo aver provato personalmente il pallone d'oro di YouTube Italia, ho deciso finalmente di radunare i più scarsi influencer più influenti del web Italia per decidere finalmente chi è il più scarso degli scarsoni. E benvenuti a tutti alla primissima edizione del pallone d'oro degli scarsoni. Let's go, signore e signori! È il primo evento che metterà alla prova i vari creator del web che si dovranno sfidare. Esatto. Non per vincere il premio come il creator più forte del web, ma bensì come il più scarso. Ogni partita che vinci, ok? Prima esci, quindi vuol dire che sei meno scarso. Vince chi perde di più. È per questo che vince il più scarso di tutti questi creator, meravigliosi creator. Ma a proposito di pallone d'oro, chiamiamo qui con noi il titolare del canale, Off Samuel. Vai, signore e signori, il due volte pallone d'oro YouTube. Ero il due volte pallone d'oro, adesso non lo sono più perché sono il ragazzo rotto. Abbiamo convocato i più scarsi del web perché dopo aver vinto due volte il pallone d'oro ho avuto di diritto per organizzare un pallone d'oro particolare e quindi abbiamo deciso appunto di organizzare il pallone d'oro dei più scarsi. Avremo 8 partecipanti che si sfideranno in una sfida uno contro uno ciascuno. Le partite dureranno 10 minuti, ma non appena si faranno 5 gol, caput, la partita sarà terminata. Chiaramente, come vi abbiamo detto prima, andrà avanti chi perderà. Ma a questo punto, chi sono questi scarsoni? Li andiamo a presentare o no? Facciamolo. Let's go! E allora andiamo a presentare i partecipanti. Siamo qui nel backstage della Games Week a Milano. Siamo qui con Leo Bonni. Ciao, piacere. Presentati. Mi presento, sono Roberto Campolunghi, ho 61 anni, mi hanno coinvolto in sta cosa qua e io ovviamente non mi tiro indietro. Ciao, sono Valentino Bisegna, ho 30 anni, ho 2 figli, un cane, una quasi moglie e ho la panza. Sono Tatino 23, lo youtuber che fa per tre. Sono probabilmente la persona più scarsa di tutto il torneo e questo si nota dalle scarpe. Sono l'unico che non ha le scarpe da calcetto perché io non ho mai giocato a calcio, mai. No, oggi sono Seawolf, il numero 4 della Roma. Allora, salve a tutti, sono David Gerubino e faccio lo streamer, lo youtuber e tutto quello che volete. Ah, allora ragazzi, io sono Ibra, il più scarso dei Maranza. Chi mi ama, chi non mi ama, fuck. Mi chiamo Bonny, nella vita mi lamento perché ho una vita sfigata, quindi ogni cosa che mi capita la racconto su TikTok. Ci metterò tutto l'impegno perché voglio uscire subito, non voglio vincere sta coppa. Assolutamente, quindi quando ti reputi scarso da 1 a 10? No, non sono scarso, sono forte. Ma io non sono proprio scarso. Diciamo che non ho più fiato, l'età va avanti e non mi alleno. Quindi dai, 4. Io boia, 11, ma scherzi, io non so giocare a calcio o niente. 9, c'è sempre una speranza. 0, raga, oh, le challenge dei Illuminati Crew le vincevo tutte io, eh. Wow, questa è una domanda difficile, ti risponde il mio mister. Il bro non parla, questo vuol dire che è forte. Io ho 10, so capace. Tondo, 10 tondo. Molto scarso, ma molto. Molto, quindi pensi di essere all'altezza di questo evento e di non perderlo? Sì, se è il torneo degli scarsoni sono tanto all'altezza. Cercherò di fare il contrario. Sì. L'altezza? Non so se hai visto, ma quale altezza? Penso di essere all'altezza per il fatto che degli scarsoni io sono scarsissimo e quindi penso di andar bene. No, lo devo perdere, da quello che ho capito. Vinco per perdere perché se no vado troppo avanti. No, io voglio uscire subito. Cioè, penso di essere all'altezza di questo evento. Finalmente un evento del genere. Quindi grazie mille a Sam, grazie che ha pensato a noi. Perché tante volte mi sono lamentato tante volte del livello che si è alzato, no? Perché una volta su YouTube andavi contro FaviJ, Surri, Ciccio Gamer, i Pantel, ero il più forte. Ma io punto a vincere il più scarso dei scarsi, almeno mi porto un trofeo a casa. A chi pensi di dedicare i gol che non farai? Se mi fanno riso col pollo, a chi mi fa riso col pollo? Allora, i gol che non farò li dedicherò alla mia ragazza Giulia. No, li dedico a tutta la gente che c'è qua intorno che è venuta per divertirsi e dedicherò i gol a loro, va bene? Quelli che non farò non li dedico a nessuno. Quelli che farò, essendo che forse finalmente farò dei gol, dato che nelle altre competizioni non riuscivo, li dedico ai miei figli e a Sara. A capo, perché è la persona più scarsa di me, è uno dei pochi più scarsi di me. Veramente io li dedico solo a una persona. A chi? No, mia sorella no. A mia sorella che non esiste. A te no. A me, grazie. Dovevo rispondere me? Al gabbrone. Dai, allora, non vediamo l'ora di vederti giocare dopo. Ti facciamo un grande in bocca al lupo. Buona fortuna e ti auguro di vincere allora.
ti amo. Abbiamo finito le interviste, quindi ci rivediamo tra poco in campo. Signore e signori, l'uomo più sexy di Twitch Italia, David Rubino! Mamma mia, ma come sei? Ma come sei? Ma come sei? Ci sei, ci sei? Ci stiamo. Signore e signori, l'uomo più sfigato nella vita, signore e signori, Bonny Nazionale! Eccolo! Siamo carichissimi! Andiamo! E allora andiamo! L'uomo di famiglia più carino di tutta YouTube Italia, signore e signori, Vale Bise! Sei pronto? Sei pronto? Volevi provarci con me? Non ho capito questo intro. Signore e signori, lui per voi è veramente caro, anche su YouTube è una persona molto, molto, molto carissima. Signore e signori, il vostro caro Dexter! Sì, buonasera, no, c'è un errore perché io sono sequel. Ok, pallone d'oro degli scarsoni, scarso anche il budget, quindi è arrivato il momento di quell'uomo molto tato. Signore e signori, Tatino! Pollo! Signore e signori, l'uomo più scemo di tutti i social, signore e signori, Serbian! Quando parlavo di quello scemo non capivo chi fosse. Comunque vorrei dire, perché io ho la maglia col nome sbagliato? Ho solo una I, io ho due I. Pallonori di scarsoni, scarso anche il budget. Esatto, esatto. Beh, lui è il Maranza, più Maranza, è il re dei Maranza. Il re dei Maranza, signore e signori. Direttamente da Maranza City, Ibrastu! E allora facciamolo duro, siamo qua e lo facciamo cremoso, no? Abbiamo colui che ha cresciuto l'ex pallone d'oro di TikTok, Luca Campolunghi. Signore e signori, Robby Camposhow! Grazie, ciao. Sono contentissimo di essere qua. Mi sento un ragazzo. Ma Robby, tu sei un ragazzo. Ma Robby, ma tu sei uno di noi. Quindi abbiamo presentato tutti i giocatori. Siamo pronti per i sorteggi. I nostri partecipanti stanno per scoprire gli accoppiamenti. Ok, il primo nome. Attenzione, abbiamo Leo Bonny. Andrà contro Campolunghi Senior. Campolunghi Senior. Vale Bise contro Robino. Signore e signori, vediamo al prossimo sorteggio. Serbian contro. Signori, cioè, sono rimasti solo due, quindi a questo punto. Tatino contro il vostro caro Dexter, signori. Signore e signori, stiamo per cominciare questa prima edizione del Pallone d'Oro degli Scarsoni. Ma prima è il momento di presentare i due telecronisti d'eccezione, i creatori di tutti i palloni d'oro, signore e signori, i Pirlasbu! Eccolo qua! Grazie, direttamente da France Football. Sì, sono l'inventore del pallone d'oro. L'ho appena consegnato a Messi un mesetto fa e sto già pensando a chi darlo il prossimo anno. Chi è il tuo favorito, secondo te? Chi è il favorito? Beh, ovviamente Tatino. Secondo me ha la stoffa giusta per vincere il pallone d'oro degli scarsoni. Ragazzi, è il momento di andare a sentire i coach dei giocatori. Let's go! Siamo qui con due coach di Bonny Nazionale. Qualche consiglio per il vostro assistito? Allora Bonny, ci siamo già detti tutto quello che ci dovevamo dire. Dopo un anno di allenamenti sotto la pioggia, sotto la neve, nella foresta amazzonica, ovunque, tu sei pronto. Dai, allora, hanno già detto tutto, quindi l'unica cosa, Leo, ti voglio carico, mi raccomando, spacca tutto. Signori, eccoci qua, siamo qui con Robby Camposhow e la sua allenatrice Alice Muta, nonché la ragazza di Luca. Alice, qualche consiglio per il tuo assistito? Non servono consigli perché Roberto si è allenato da quando ha 15 anni, anche di meno. Però adesso ne ho 61, quello è il problema. Direi che è ora di cominciare. Siamo qua con l'arbitro di questa edizione, Falù. Let's go guys, buongiorno a tutti, sono Falù, sarò l'arbitro di questo evento spettacolare. Poche regole ragazzi, allora non vi dovete far male, non dovete fare giocate troppo strabilianti perché vi ammonisco, è il torneo degli scarsoni, non dei fenomeni. Per il resto è tutto, quindi se siete pronti iniziamo. Ok signori, stiamo per cominciare. Pubblico, fatemi un urlo al mio 3, 2, 1! No, ma cos'è? Oh! Cos'è questa energia? Non è l'energia da pallone d'oro! Riproviamo! 3, 2, 1!
Già meglio, direi che è ora di cominciare questo pallone d'oro degli scarzoni. 3, 2, 1, via! E allora comincia ufficialmente il pallone d'oro più pazzo e strambo del web. Veramente ragazzi, ne ho fatti tanti, ma non so che cosa ci aspetterà quest'oggi, se non un Robby Campo Show che ha già il possesso palla. Mamma mia, giocate veramente spettacolari, la cattiveria e l'agonismo mi ricorda già un pallone d'oro vero e proprio. E allora attenzione Robby Campo Show, che fa delle giocate non proprio da scarsone ma da veterano. Mamma mia, attenzione, lo supera, potrebbe essere il primo gol del torneo. Vai vedere quando sei scarso, Bonnie. 1-0. E allora Robby Campo Show in vantaggio, l'ha presa da suo figlio questa giocata. 1-0. E allora si ricomincia, palla Leo Bonni allora, che è sotto. Ricordiamo, è molto importante vincere per uscire dal buco nero di questo torneo. E arriva l'1-1. Esulta Leo Bonni, esulta il pubblico. Parità. Robby Campo Show. L'avresti mai detto Campo di vedere Show, il papà di Campolunghi a un torneo tra creator? Beve, chi stavi per portarli bene, dimmi tu. Palo, non è gol. Leo Bonni che fa il portiere. Entrambi vogliono vincere, vogliono uscire da questa competizione il più presto possibile, perché ricordiamo, chi vince è fuori dal torneo. 2-1 in vantaggio Robby Campo Show. Bonni, va bene, Bonni, cavolo. E allora si riparte dal risultato di 2-1 per il veterano della sfida, il più grande tra tutti i creator coinvolti quest'oggi. E allora con i suoi 61 anni, attenzione, mamma mia, cade per terra, che succede? È 2-2. Leo Bonni ci ha messo un po', ma ragazzi, d'altronde si chiama pallone d'oro degli scarsoni per un motivo. Leo Bonni ha le mani in una posizione un po' strana, non si capisce perché. Attenzione Robby che prova a fare tunnel, ma non ci riesce. Attenzione, arriva subito. 3-2. Che giocatore, chiamatelo al pallone d'oro, quello vero, perché ragazzi, è una leggenda Robby Campo Show. 3-2. Di conseguenza, fine primo tempo. Campo Show in vantaggio 3-2. Beh, direi che sta andando bene, no? Molto, molto. E secondo me ce la portiamo a casa. Ok, signori, siamo qua. È 3-2, ma come mai? Come mai? No, guarda, io non ho parole. Dopo un anno siamo ancora in questa situazione. Io alzo bandiera bianca, irrecuperabile, troppo scarso. Ciao ragazzi, io lascio. No, no, se ne vanno. Bro, ti abbandonano. Ascoltami. No, no, tranquillo, ci penso io. So già un allenatore cazzuto. Eccolo qua, il tuo nuovo allenatore. Potrei essere più scarso di te, lo sai? Ma porca miseria, ma io... lo so, però vince il più scarso qui. Quindi ce la possiamo fare, dai, dai! Bene, direi che è ora di riprendere il gioco, let's go! E allora si riparte, palla Leo Bonni che è sotto di un gol, deve reagire, deve dimostrarci una reazione, deve pareggiare i conti. Sta correndo un po' troppo a caso, ragazzi. Leo Bonni prova una skill incredibile, Leo Bonni skills 2023. Mamma mia, attenzione Robby Campo Show, può provarci, palo. Mamma mia, anche a 61 anni si prendono i pali, incredibile. Gnabry c'ha sempre tempo. Samuel, cosa ne pensi dell'intensità di questo primo match? È quello che ti aspettavi da questo torneo? Allora, sinceramente sì. Anzi, pensavo meglio, però invece sono veramente scarsi, devo dire. E ragazzi, detto da un disabile, non è proprio il massimo, però attenzione. Robby Campo Show che va sul 4-2. Golasso, incredibile. Bravo Robby. E allora attenzione, Leo, non puoi più sbagliare. Occhio allora Robby, Robby. Attenzione, prova a passare, ma Leo Bonni non ci sta. E eccola, eccola. No, mamma mia ragazzi. Dai, in un normale pallone d'oro quello era gol, però ho scordato, questo non è un pallone d'oro tanto normale. Un gol per la gloria, un gol per poter prendere il ticket con cui uscire da questo torneo e salutarci. Attenzione, ci prova, ma Leo Bonni arpiona di nuovo il pallone. Non devi mollare. Attenzione Leo, c'ha lo spazio del tiro, ma perché? Qualcuno ricordi a Leo che la porta non è una porta 11 altissima, la porta è bassa, dovete tirare il raso terra, grazie. Come ha tirato adesso Robby! Eccolo il tiro raso terra! Eccolo la rete! 5-2! E abbiamo il primo vincitore della primissima partita del torneo dei più scarsi signori del web. Vince Robby Campo Show contro Leo Bonni e quindi Leo Bonni rimarrà in gara per contendersi appunto la vittoria di questo pallone d'oro degli scarsoni. Let's go!
Allora Leo, purtroppo o per fortuna ti avremo ancora con noi per le prossime partite. Com'è stato questo primo match? Ma porca miseria, guarda. Ora torno indietro nel tempo e prendo me. Ricordalo piccolo che in oratorio non sapevo neanche giocare a calcio. Mi fermavo nell'angolino a strappare le erbe in ginocchio. In realtà è tutta una tecnica, no? Okay. Perché io arrivo alla fine, così vinco questa e poi lo rivendo. Cosa ne pensi di questa vittoria? Ora sei fuori. Sì, sì, sono contento perché non me lo meritavo il trofeo dello scarsone. E allora siamo qui per un bollentissimo secondo match. Mamma mia. Qui due grandissimi veterani di YouTube Italia, possiamo dire. Abbiamo il vostro caro Dexter. Volevo dire, abbiamo Sequolf contro il gigante Statino. E allora ragazzi, potete andare dai vostri coach e poi ci vediamo qui in campo. Sei pronto? Hai paura del tuo avversario? Anch'io. Dai il meglio di te. O il peggio, dipende. Rispetto per nessuno, paura di tutti. Dai! Signori, siamo qui con Tatino e i suoi due coach addirittura, non uno. Perché due coach. Un metro a testa. Signori, qualche consiglio per il vostro assistito? Noi dobbiamo puntare sulla fisicità di Tatino. Allora, Tati, io ho il treno fra un'ora, quindi più vai avanti, peggio è. Se no mi devi ricomprare il treno. Deve uscire con Sofia. Ehi! Ok, va bene, direi che sono pronti, ok. Signori, siamo pronti a riprendere il secondo match. Dexter, il vostro caro Dexter contro Tatino. Al mio 3, 2, 1, let's go! Piena controtesta, impressionante. Si comincia allora con Tatino che ha il primo possesso della palla, uno juventino contro un romanista. Tatino contro... non ho capito se Sequel fu il vostro caro Dexter. Sta di fatto che il match è iniziato, mamma mia che giocata da parte di Tatino che sta deliziando il pubblico del Games Week qui a Milano. Però attenzione a Dexter. Prima volta per entrambi che giocano sulla gabbia. Anzi, per Dexter sì, Tatino ormai è un veterano di questi tornei. A occhio allora, Tatino col numero 51 di piede. Ha un piede impressionante. Mamma mia, più grande del pallone, della sua testa, di tutto. Attenzione, bellissima sua da Tatino. Vicino al gol, mamma mia, non ho mai visto correre così tanto Tatino in tutta la mia vita. Pareggia, già stanco lui, non ha più. Occhio allora, Salvatore Marrali, alias Tatino, ci prova, ma para Dexter. Manco fosse Brazzo Crew, manco fosse un portiere. Occhio ancora Dexter. Il Dexterone. È già stanco. Lo vedo un po'. Attenzione, numero, è momento del numero di vostro caro Dexter. Preparatevi tutti, sgranate gli occhi, perché sta... Ecco, era questo. Questo, attenzione Tatino, no! Meritava tantissimo. Ok, diamogli una seconda opportunità. Di nuovo un momento freestyle. Il nuovo momento ho insegnato io. Oh, mamma mia, un numero bello quanto inutile. Ma va bene, ricordiamo che stiamo guardando il pallone d'oro degli scarsoni, quindi tutto nella norma. Mamma mia, speravo di morire prima. Attenzione Tatino, cosa prova? Se Tatino segna in questo modo, crolla tutta la fiera. Mamma mia, riprova la sponda. Una sponda un po' strana che però non funziona. Allora di nuovo caro Dexter che avanza, è da solo, non può sbagliare, cade a terra, si rialza, quattro zampe, ma attenzione, l'arbitro ha fischiato. Fermi, l'arbitro ha fischiato, ragazzi. Vantaggio. E signor arbitro, qual è la sua scelta? Calcio di rigore, ma ammonizione per termine scurrile. Vogliamo l'espulsione, oh, dire! Ora vedremo tutti di che forma è fatto il piede di Dexter. Signor pubblico! Oh! Wow, 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 wow. Da non ci credo, che cosa sta facendo. Dexter, non sei buono guardando, è inutile che fai il fenomeno. Non l'ascoltare, non l'ascoltare! Fai gol e mi zittisci. Veramente, esco da YouTube se fa gol. Infatti potrò procedere regolarmente con i video. Attenzione, risponde Tatino però. Hai quasi ucciso una persona, però va bene. Dexter è già stanco, ma i gol da fare sono ancora 5. Mi sa che devi rinviare il treno. Prova un doppio passo, attenzione. Fai come se fosse Ronaldo. Attenzione, ecco qua! 1-0! Ho citato Cristiano Ronaldo ed è arrivato il primo gol. 1-0. Me la vedo brutta. Occhio a Tati allora, che non può farsi eliminare dal vostro caro Dexter. Deve vincere per la gloria. Tutti stanno tifando per voi. Attenzione, tacco! Non ci credo, sfortunatissimo Tatino. Oggi non è proprio la sua giornata e quando mai lo sarà. Attenzione ancora Tatino. È il momento. No. Tatino! No. E con una calma degna di una tartaruga. E allora gran gol di Tatino che si porta in pareggio. 1-1. Ma attenzione, tempo scaduto. E allora fine primo tempo. Fermi. Fine primo tempo, ragazzi. Siccome ci sono stati pochi gol e banalmente anche poche azioni, direi che possiamo andare avanti e riprendere immediatamente col secondo tempo, senza soffermarci coi coach. E allora ragazzi, invertitevi, si riparte subito. E allora si riparte, palla di Dexter, 1-1, Dexter chiede quanto stiamo, mamma mia, ha fatto un solo gol, non era difficile da ricordarselo, però ok,
Attenzione, si sposta la palla con la suola. Mamma mia, che professionista il vostro caro Dexter. Attenzione, scalcia l'erba, scalcia l'aria, ma non il pallone, che è quello che conta veramente. Mose, ascoltami. Secondo te chi prevarrà in questa partita, che sembra finora molto equilibrata? Molto equilibrata, ma Dexter lo vedo in forma, lo vedo. Ha fatto quelle finte, quel doppio passo che ancora non ho capito cos'era, ma secondo me vincerà lui. Signori, se questo è essere in forma, direi che siamo tutti campioni olimpionici. Però va bene, attenzione, eccolo la forma di Dexter. Aveva ragione Mose. Io l'avevo detto che era in forma, l'ho visto da subito. E allora, Tatino qua è molto molto in difficoltà. Dai Tati, dai che ce la fai, te lo mangi! Attenzione Dexter, prova ad avanzare di nuovo con la sua tattica dello sfondamento e la palla, ahimè, va in rete. Allora 3-1 per il vostro caro Dexter. Di nuovo Dexter, occhio Dexter, si sposta la palla, che skill, Tatino non ne ha più. E allora Dexter va a chiudere definitivamente questa partita. 4-1, situazione irrecuperabile. E allora si riparte, mi sa che Dexter è l'ultimo video di calcio che farà, dopodiché tornerà a giocare a FIFA, che è molto meno stancante. Occhio a Tatino allora, che ci prova, ma para tutto Dexter, mamma mia. Ancora Tatino, ma un muro Dexter, che va da sola porta vuota per fare questo 5-1. Ma attenzione la palla, no signora, non è adesso è entrata, ok, 5-1 Dexter. Abbiamo un Tatino che si autoritira, ha capito che non ci può più fare nulla e allora esce così. Tatino, ti vedo affaticato. Ci vuole un defibrillatore. Come ti è sembrata questa partita? A senso unico, devo dimagrire. No, dai, va bene, allora noi continuiamo, andiamo avanti a giocare. Allora vedremo il terzo match della giornata. Siamo qui col coach di Vale Bise. Cosa vuoi consigliare al tuo giocatore? Io gliel'ho già detto, lui deve vincere perché deve andare a prendere la figlia alle 6, quindi non ha scuse. Siamo qui con il coach di Rubino, adesso ci spiegherà la sua strategia. Ma la strategia è semplice, David, risparmia le forze, dobbiamo arrivare in finale per poi vincere, quindi devi perderne due e poi vincere la finale. Questa è strategia perfetta, mentalità. Giocatori in mezzo al campo. Abbiamo Rubino contro Vale Bise. L'arbitro Sisè Fallù sta per dare il via quando vuoi. Mamma mia, che match! Signori e signori, come direbbe Isaac, è iniziato questo terzo match. Abbiamo Vale Bise contro Rubino. Una sfida di livello altissimo in questo pallone d'oro degli scarsoni. Altissimo anche il primo tiro. Attenzione, prova un sopra incredibile. Rubino, cosa sta per combinare? Mamma mia, che showman il Rubino, anche quando gioca a calcio. Mamma mia, signori, se le suonano! Mamma mia, deve vincere per sua figlia, deve vincere. Deve vincere per suo figlio, Vale Bise. Scusate, non lo seguo abbastanza, ho fatto una bruttissima gaffe. La presenza, brother! Vale Bise contro Rubino, che invece non ha nulla da difendere. Sotto le gambe, prova. Di nuovo, prova ad avanzare. Incredibile l'intensità, attenzione, mamma mia, come sono partiti forti i due. Secondo me forse l'intensità più alta visto fino ad ora. C'è tanta paura di portarsela a casa questo trofeo, eh. Tutti vogliono vincere per uscire. Fallo, fischia l'arbitro Fallù. Occhio a Rubino allora, con tutta la calma di questo mondo. Nella vita vorrei avere la serenità che ha Rubino a battere un calcio di punizione. Non fare il suo gioco, occhio al pallonetto. Hai Rubino, proprio un pallonetto veramente inguardabile, signori. Buon tentativo questo. Entrambi sembrano già molto stanchi. Ma vogliamo vedere i gol. Non ci basta l'intensità se è fino a se stessa. Vogliamo la palla dentro una delle due porte. Ci siamo andati molto vicini con Vale Bise. Mamma mia, che tunnel di Vale Bise, che adesso provo ad attaccare. Signori, David John ti aspetta dentro la sua tana e non si sa come la palla entra con un effetto rocambolesco. Siamo tutti a secondo i piani, vai sereno. Allora David prova ad andare di sfondamento. Dite come lo fermi Rubino. Come lo fermi Rubino? Non lo fermi. Eccolo qua il carro armato che becca la traversa, ma la palla rimane in suo possesso. Occhio Vale. Figatissimo Rubino in questa occasione che... Ci prova ancora! Stesso punto di prima. Dai Vale, ci sei, Vale, dai. Manca un minuto alla fine del primo tempo. Vediamo di ottimizzare il tempo che vi rimane a disposizione. Fallo uscire. Lo so Vale, il livello non è più quello di una volta, della YouTube vecchia. Contro gli Pantellas, no, qua c'è David John Rubino, un avversario di tutto rispetto, che però subisce gol, come non detto. 2-0 per Vale Bise. Un 3-0 sarebbe veramente duro da digerire, ma Rubino
risponde e finisce così il primo tempo 2-0 per Valle Bise. Fatica, lo so vecchio, ce la giochiamo sulla finale, è l'unica. E allora andiamo a sentire i rispettivi coach e poi iniziamo per questo secondo tempo, let's go. Valle Bise, Giacotto, come sta andando, come sta andando? Bene, il problema è che non ho fiato, capito? Cioè, ce la sto facendo, ma il fiato manca. Signore, lei ha giocato in Champions League. Che consiglio può dare al suo assistito per quanto riguarda il suo fiato? Il problema è bello grosso perché lui deve puntare sulla velocità. E se fiato non ne ha, Rubino lo deve far stancare. Siamo leggermente in svantaggio. Come mai? Come mai? No, è tutto secondo i piani. È tutto secondo i piani. Tanto lui è più rapido, corre di più. Per cui dobbiamo mantenere l'energia per la finale. C'è un tattino da battere. Sono morto. È morto, ok, va bene. Arbitro fischia, si riparte con questo secondo tempo regolamentare. Infatti Rubino è sotto di 2 gol. Deve assolutamente fare di più. Ecco ciò che gli ho chiesto. 2-1, golazzo di Rubino. Incredibile gol di Rubino che può recuperare, signori, 2-1. Non ti muover da lì. Attenzione Vale, vediamo se vale la pena rischiare la giocata. Mi sa proprio di no. Gli dice vieni. Rubino, Vale Bise in vantaggio. Cosa sta facendo? Oh mio Dio. Il momento Rubino più in spiaggia, alto. Vale Bise a Mallorca, signori. Signori, abbiamo toccato il momento più alto del torneo. Incredibile. Vale Bise se la prende con calma, giustamente, è in vantaggio. Qui Rubino che deve fare qualcosa. Non fare il suo gioco, non dargli il fisico. Piano piano in qua, prendilo in braccio. Nuovo Rubino, David John. È venuto qua per dimostrare. È venuto qua per vincere. È venuto qua e non certo per fare la figura del pollo. Bravo! David John, hai una live da fare tra poco, quindi ti conviene uscire dal torneo al più presto, ti conviene vincere. Bravo, bravo! Dall'altra parte adesso. Di nuovo Rubino. Rubino, ma Vale Bise riprende palla, porta vuota, contropiede. E rete! 3-1! E qui ragazzi, ti va veramente in salita il cammino di Rubino. Attenzione perché i minuti sgocciolano e quindi potrebbe essere un epilogo. Che magari, attenzione, Rubino, non ce la fa più. Gol più facile della storia. Non ce la fa più. E allora l'arbitro può anche fischiare la fine. Finisce qui. E allora passa Vale Bise che saluta il torneo, saluta il pallone d'oro degli Scarsoni. Ci vediamo per l'ultima gara di questo torneo, dei primi quarti. Ragazzi, partite imbarazzanti. Ma è questo il senso del torneo, perché abbiamo voluto chiamare appunto i più scarsi del web e vogliamo andare a trovare il più scarso del web. Rubino, non devo esagerare, però tu non devi perderlo, anzi non devi vincerlo. Allora te sfido su una cosa, da qui dammi tempo un annetto e poi ne riparliamo. Pallone d'oro degli Scarsoni, ma mica tanto scarsi qua, eh. Beh, si sono seduti sul campo. Direi di tornare alle partite, che dici? Esatto, passiamo con l'ultimo match. Si sfideranno Zerbian contro Ibra. Signori, siamo qui con i due allenatori del signorino Zerbian. Ma qualche consiglio per il vostro assistito? Allora, sono 2 anni che lo stiamo allenando. Due anni. Quindi 2 anni. Sa già quello che deve fare. Lui è pronto, esatto, per questo. La nostra tattica sarà a livello di simpatia. Dai, nelle ginocchia, vai nelle ginocchia, che se ne frega. Nelle ginocchia! Allora, loro mi hanno consigliato queste scarpe dicendo che erano per i professionisti. Io adesso non so perché vedo tutti con le scarpe, capisci, da calcetto. In ogni caso io sono il più forte del torneo. Allora, siamo qui con i Maranza, forse più scarsi del web. Allora, vogliamo sapere la tattica per Ibra. È un 4-2-1. Sono solo da solo, bro. 4 più 2 più 1 quanto fa? 7. Lui vale per 7 persone. Quindi quello che voglio dirti è che io oggi avrò occhi solo per te, non Ibra, per te. Anche io avrò occhi solo per te. Ma voi dovete giocare, devi vincere. Ehi, tu sei la nostra forza, è per quello che noi vinceremo. Ebbene signori, siamo all'ultimo turno. Gli ultimi due partecipanti, direi che siamo pronti. Al mio 3, 2, 1, let's go! E allora inizia ufficialmente l'ultima partita dei quarti. L'ultimo match del primo turno, abbiamo Ibra sto contro Zerbia, la sfida probabilmente più ignorante di sempre. Ma forse anche con un altissimo tasso di livello tecnico. Guardate che giocate di Brasto. Mamma mia, una finta veramente deliziosa. E allora di nuovo Zerbian col pallone. Non si sa neanche lui che cosa stia facendo. A me non sembra, va su un altro sito sta roba. Ibra, un giocatore che vibra, o meglio fa vibrare la platea con le sue skill incredibili. Al di fuori. Ibra, scusa, vieni qua un attimo. Ok,
Dai Maranza, vieni, vuoi, fidati, fidati. Quanto vuoi? Quanto vuoi? Talmente equilibrata che ancora siamo a zero gol. Sopra il pallone, sopra il pallone. Ibra Stu. Attenzione, placcato da Zerbian. Ibra Stu trova la via del gol. 1-0 per Ibra. Finalmente Ibra Stu. Ricordiamo, Zerbian sta giocando con le Jordan. Ma come si fa? Occhio allora, Zerbian prova a trovare un varco, la palla passa sotto le gambe di Ibra, ma non entra dentro la porta. Pulisci qua. Ma cosa vuol dire pulire? La Priopi. Attenzione, Zerbia che si rapproprio del pallone. Attenzione, ci prova, il gol. 1-1. E Ibra prende gol. 1-1, pareggio, situazione di equilibrio, situazione di parità, tutto da rifare. Attenzione, ancora Zerbian, allora vediamo se riuscirà a superare Ibra, cade a terra, non ha idea di dove si trova, che cosa sta facendo Zerbian. Attenzione, fischia l'arbitro. Calcio di rigore! No, calcio di rigore! No, si lamenta Zerbian, ma ciò che ha fatto è effettivamente molto illegale. Ma Zerbian, tranquillo! Ibra stuccia il piede storto, non lo mette, vai tranquillo. Occhio Ibra allora, si prepara, anzi Rabona e palo! Non è buono tirandola normalmente, figuriamoci di Rabona, allora si riprende. Occhio Ibra però che riarpiona il pallone. Attenzione, fa una bellissima sponda. E allora tutto solo soletto. Va Velsor gol. Vediamo in che modo lo fa. Di sedere. Questa è proprio un'umiliazione per il suo avversario. 2-1 Ibra Stu che si porta in vantaggio nuovamente. Usa la carta, la di tecnica crema, della collana. Riga, quello è un Maranza. Se gli diamo la collana così penzolante davanti, quello se la fotte. Perfetto. Vai, vai, vai tu. Fine primo tempo, si va direttamente all'intervallo. Oh, stanno abbastanza bene, no? Sì, sì, assolutamente, dobbiamo vincere questa partita. Ok, grazie mille, tu? A poi, Zerbi, sei sotto 2-1. Purtroppo lo so, ma si può recuperare, si può recuperare. Coach, come si ribalta una situazione del genere? Abbiamo una tattica da paura, che ancora non vi sveliamo. Come mai non potete svelarcela? Perché è una tattica troppo forte, vincerebbero tutti. Quindi ci aspetta un secondo tempo pieno di sorprese. Esatto. Vediamo cosa avrà in serbo per noi Zerbian. E allora, andiamo in campo. Si riparte. 2-1. Dai, bro! 2-1 allora, attenzione, sfodera la sua tattica veramente inutile Zerbian. E cos'era il voodoo? Ha lanciato una collana piena di pietre preziose, ma non serviva per fare gol. Basta un po' di astuzia, basta spostarsi il pallone come si deve. E allora è 2-2. È un assedio signori, è un assedio. Chi vince? Mi sa che il giocatore più forte è più scomodo, è Ibra, e lo sta dimostrando, ma anche Zerbian non sta mollando. È Zerbian! Rischia di segnare, signori. Darbo, forte. C'è il coach Ayub che sta incitando il suo giocatore, il suo Maranza, il Maranza più scarso di tutti. L'abbiamo chiamato apposta, ma non è così scarso. E si vede da come gioca. Attenzione! E si vede da questo gol. No, non va bene, non va bene. Riprendi la collana, Fra. Riprendi la collana, fai così. No, innanzitutto sistemati i capelli. Che cazzo di coach sei? Mancano 2 minuti ancora. Attenzione, Ibra Stu. Ibra si prova, traversa. Attenzione Ibra Stu, si prova ancora una volta. È una sparatoria, è un assedio. Attenzione, Ibra e fa il gol. Precisamente a 1 minuto dallo scadere. Segna Ibra Stu. Ha solamente 50 secondi per reagire. Prego Zerbia, non so cosa stai aspettando, ma il buffet è stasera. Attenzione, è una tecnica speciale, sta per sfoderare il nostro caro partecipante Zerbian. Prima, ora. Oh mio Dio, cosa stiamo vedendo? Si è trasformato in un 3 contro 1. Ragazzi, non so quanto sia legale questa cosa. Arriva il gol. Attenzione, Ayub non ci sta. 2 contro 1. No. Ragazzi, vale perché nel regolamento non ho scritto che i coach non possono giocare. Quindi è buona. 3 contro 2. Attenzione, Ayub. La passa Ibra. Attenzione, serie di finte, Ibra si mette in porta, K! Rigore! Sì, ma almeno che mano è calcio di rigore, l'hai scritto nel regolamento, almeno questo? Sì, quello sì. Quello l'abbiamo scritto. Signore e signori, clamorosamente è diventato da 1 contro 1 a 3 contro 2. Italiani da una parte e Maranza dall'altra. E ovviamente, signori, hanno vinto i Maranza. Complimenti Ibra, complimenti. Grazie al mio coach, vieni qua. Ci hanno fatto iniziare 3 contro 1, però è arrivato il mio coach. No pull up, questa è casa nostra, no pull up. Perché i pull up li facciamo solo noi, esatto. Non so se in realtà è veramente casa loro, perché siamo in Italia, quindi... Bene signori, si concludono qui i quarti di finale
Beh, direi che è stato un puro spettacolo. È stata una partita veramente agguerrita. Abbiamo già detto livelli altissimi, gente caduta per terra, che si è lanciata, chi si è tirato dentro la porta da solo, tantissime cose. Allora, Bea, livelli altissimi che cosa? Livelli bassissimi. Scarsissimi di lì. Livelli scarsissimi. Ok, va bene. Signori, va bene. Abbiamo assistito a delle partite mozzafiato, abbiamo assistito a delle partite veramente divertenti su ogni punto di vista, perché nonostante fossero scarsi, comunque sia, ci hanno dato veramente tanto e hanno dimostrato che non volevano perdere a tutti i costi. Io da spettatore, ragazzi, mi sono veramente divertito tanto. Spero che questo video vi abbia divertito tanto. Siamo alla conclusione di questo primissimo episodio. Vi ricordo che nel prossimo episodio vedrete la semifinale e la finale del pallone d'oro degli scarsoni. Ci tenevo a dire che Seekwolf doveva partecipare, ragazzi, ma purtroppo non è venuto. Avevamo preso biglietti, aveva la maglia, tant'è che l'ha indossata appunto il vostro caro Dexter, la maglia di Seekwolf, ma purtroppo nei giorni precedenti ha avuto febbre alta e non riusciva a venire appunto all'evento. Facciamo un grandissimo in bocca al lupo a Seekwolf di e buona guarigione. E detto questo, farò alzare il trofeo anche per lui, perché meritava di partecipare. Quindi abbiamo, perché è scarso. Abbiamo in semifinale, pronti per i nomi, Datino, Zerbian, Leo Bonni e Rubino. Chi sarà il perdente di questo torneo? Scopritelo nel prossimo video. Let's go!